Allora, mentre la politica averdinese si arrabatta e continua, diciamo, ad agitarsi alla ricerca di alleanze e candidati, c'è una piattaforma politica che invece già è ben definita, è quella del Movimento 5 Stelle. Siamo qui con Tiziana Guidi, che è la portavoce del Movimento e che sarà la candidata al sindaco, Mario Tommasone e Angelo Di Mori. Comunque, insomma, si vorrà fare il sindaco della città, dovrà fare i conti con il più grande dei problemi, che è quello relativo al bilancio. Ci sono 12 milioni e mezzo di euro oggi, attualmente, di debito del comune. Come pensate di far fronte ad una massa debitoria del genere? Primis, chiamando a rispondere le proprie responsabilità chi ne ha. Qui questo comporta un'attività di verifica di tutte quante le spese che sono state eseguite, di monitoraggio della congruenza di tutte quante le decisioni prese e di conseguenza di attribuzione di responsabilità sia ai politici sia ai dirigenti in relazione alle diverse problematiche che vengono fuori. Quindi la prima fase sarà quella di organizzazione, la seconda fase sarà quella di chiarezza e tutto questo facendo contemporaneamente un'operazione di trasparenza totale, mettendo in line tutto. Sarebbe meraviglioso se fosse declinato in realtà, ovviamente. Avessimo 12 milioni e mezzo, io vorrei sapere, dati, come pensate di ripianare una massa debitoria di 12 milioni? Rispetto a 12 milioni, evidentemente i 96 mila euro spesi per la telefonia mobile del comune sembrano una sciocchezza, però si potevano evitare. Allora, evidentemente c'è una gestione che non ha avuto come obiettivo veramente il bene comune, no? Per cui cominciamo, non ci vuole, a fare dei tagli in questo senso, cioè nella ristrutturazione di quelle spese che con i sistemi tecnologici attuali potrebbero costare un decimo e che continuano invece a costare una banca di soldi. Quindi evidentemente deve proprio cambiare il modo di gestire la cosa pubblica. Ora, se tu mi chiedi nel dettaglio quanto spendi di qua, quanto spendi là, però credo che quando poi le persone si mettono a lavorare con serietà le soluzioni escono. Abbiamo potuto progettare uno scudo stellare, non possiamo risalire come di avere. Se noi ci troviamo di fronte a una situazione debitoria così profondamente in rosso, d'accordo? Non possiamo neanche pretendere di immaginare che il Movimento 5 Stelle abbia la bacchetta magica della fata corona. Diciamo, le operazioni che noi proponiamo sono quelle semplicemente di buonsenso, di ragionalezza e di ordine, dove per ordine si intende rispetto delle regole, ok? Questo comporta a cascata una serie di ritorni dei quali bisogna studiare la tempistica. Non abbiamo la bacchetta magica, ma abbiamo a livello locale una capacità di incidere in maniera, come dire, indipendente rispetto a tutta una serie di meccanismi che finora sono stati la norma e che ci consentirebbero di, in tempi da valutare, che probabilmente saranno medi, da ottenere determinati risultati di risparmio e di soprattutto ottimizzazione della spesa. Uno, per esempio, dei nodi sui quali si potrebbe giocare la partita del bilancio sulla NI01. Vabbè, ma questa è una tematica. No, su cioè, quella, no, questa, è una domanda, questa è una tua valutazione, no, perché non sia strategica. Sto facendo una domanda. Ora, sulla NI01, voi avete idea di fare qualche cosa, di intervenire? Ma io non penso che il problema si possa circoscrivere a un'unica area che ha delle caratteristiche particolari e non penso neanche che una sola area, per quanto appetibile dal punto di vista delle volumetrie e delle potenzialità realizzatorie, possa essere strategica. Quello che può essere diverso e che, diciamo, invece secondo noi può funzionare è un diverso tipo di approccio e alla gestione delle risorse che dall'urbanistica diciamo provengono. Allora la domanda che noi facciamo e stiamo facendo da sempre è: ma che senso ha continuare a costruire, continuare ad ampliare, continuare a realizzare delle nuove volumetrie che rimangono poi vuote, inutilizzate o addirittura isolate in un tessuto urbanistico che è così frammentato? Allora, cosa succede? Prendiamo i dati di tutti quanti gli appartamenti disponibili, quelli occupati e quelli sfitti. Rendiamoci conto che cosa sta succedendo in realtà in questa città e rendiamoci conto quali sono le esigenze dei cittadini di questa città. In base a questi dati poi si farà una pianificazione. Un punto certamente dolente del quale ci siamo dovuti occupare anche con l'ausilio di testate nazionali è quello appunto delle opere incompiute. Oggi noi abbiamo però appunto queste scatole vuote, quasi tutte completate, almeno in partenza, ma sono vuote, quindi sono sostanzialmente abbandonate, come abbiamo testimoniato. Qual è la vostra idea rispetto a queste
a queste opere. Intanto vanno rese agibili da tutti i punti di vista, perché voglio dire, Villa Mendola ha delle piazze di umidità che sono 2 metri per 2, quindi evidentemente bisogna in ogni caso fare in modo che queste sedi siano perfettamente funzionanti e siano igienicamente vivibili. La vita culturale di questa città è sempre stata affidata alle associazioni. Queste associazioni hanno sempre avuto uno spazio ristrettissimo, spesso sono a caccia di sedi per poter lavorare, spesso avrebbero necessità di un qualche contributo economico per poter andare avanti, per cui io credo che una postazione centrale come quella dell'ex GIL dovrebbe avere una parte dedicata alle associazioni. Immagino di poterle mettere a regime economico, perché altrimenti non si spiega, cioè questo è un comune. Ma questo, voglio dire, questa cosa, no? Ci sono tante associazioni che sono appoggiate al centro sociale. Quanto pagheranno queste associazioni? Poco niente. Ecco, allora, perché 2 pesi e 2 misure? Il Mercatone io credo che sia da utilizzare come parcheggio. Oggi è già stato assegnato come centro servizi per i vigili. Sono arrivati i soldi del secondo lotto, quindi sono stati sbloccati, ma quelli del primo lotto sono stati consumati e il primo lotto non è stato completato. Vorrei sapere come pensate di muovervi rispetto a questa cosa. Cioè annullate tutte le delibere che assegnano questa cosa e quindi le fate un parcheggio? Questa è la domanda. Allora, se io potessi svincolarmi da tutto direi sì. Perché voglio dire, se noi abbiamo questo tunnel che alla fine è stato costruito, che alla fine scuderà lì, no? Allora, perché andare a costruire un parcheggio sotto Piazza Libertà? È una cosa folle, come una cosa folle che in una zona sismica si buchi il terreno, il suolo, senza effettiva necessità. Cioè, se tu ci dovevi fare un ospedale là sotto, potevo anche essere d'accordo, non per un parcheggio. Oltretutto qualcuno mi fa l'obiezione, sì, ma i tunnel e i parcheggi sotterranei li fanno anche in Giappone, che zona sismica, no? Va bene, vogliamo vedere quanti controlli ci hanno lì e quanti ne facciamo da noi su queste cose? Se posso sintetizzare, secondo me, lo spunto circa l'annullamento delle precedenti delibere, noi, proprio per forma mentis e per tradizione, mettiamo sempre in discussione tutte quante le decisioni, sottoponendole al vaglio dell'interesse supremo della cittadinanza. Questo è un referendum per tutto, però no? No, non è necessariamente quello. Cioè, il compito della politica è decidere. Sì, però il Finanza e Progetto ha una clausola che può essere approvato se persegue il bene comune. Se un parcheggio crea 200 posti nel sotterraneo e per far questo si crea un vincolo di non parcheggiabilità nei 500 metri intorno e questo ne fa perdere 2200 in superficie, questo non è il bene comune. La politica quando fa delle stupidaggini forse va anche fermata. E non è detto che siano... Bene, allora fermiamola in tutti i modi in cui è possibile fermarla. Sarà un referendum, sarà una denuncia, facciamo quello che si deve fare. Tutto ritornando all'ex GIL, al Parco Santo Spirito, io penso che fondamentale sia riportare queste strutture a quello che dovrebbero essere. Cioè, cosa voglio dire? Sono state ristrutturate, il Parco Santo Spirito è stato fatto, spesi milioni di euro, ma si è lasciato tutto lì com'è. Cioè, quindi io penso che la prima cosa che bisognerebbe fare, cioè non è possibile che noi abbandonare delle strutture perché non si riesce a trovare un'associazione culturale, una società qualsiasi che riesca ad avere queste strutture per portarle avanti. Cioè, perché il problema è stato questo, cioè l'ex GIL è stato fatto, ristrutturato, come tu pensavi perché ci sei entrato dentro, la sala cinema, esatto, la sala cinema è stata fatta nuova, le colture sono ancora in cielofanate, però stupenda. Però distrutto dai vandali. Un'ultima cosa, perché c'è una cosa di cui nessuno parlava mai, ma penso che voi abbiate contezza. Parco Palatucci, cioè pensate di farne, perché è il primo dell'elenco. Quindi abbiamo preso l'idea da una struttura per giovani che è aperta agli, gli sport all'aria aperta, tutte quante le attività tipiche come il basket, le attività sullo skate, eccetera, eccetera. Gestito in autonomia dai ragazzi stessi che si occupano di queste quindi cose. Dovranno anche però tenerlo, come dire, curare l'erba, curare il verde, curare tutto. Attenzione, quello che ci stanno diversi livelli di manutenzione, chiaramente ci sta quella che è la gestione ordinaria della struttura, che comunque comporta un contratto con una società di pulizia che dovrebbe tra l'altro in una città normale occuparsi di tutti gli spazi verdi della città, che dovrebbe già adesso garantire che il Parco Palatucci sia
pulito e non sia una giungla. Quindi, tornando al discorso che facevamo prima, questi soldi che noi spendiamo per avere determinati servizi, come vengono impiegati? E chi ha l'incarico di fare determinate cose, come le fa? Dopodiché, risolto il problema della gestione, tra virgolette, pesante della struttura, quella che è la vita della struttura, invece, restituirla alla cittadinanza. Giusto. Allora, le politiche sociali, però ci sono appunto tante possibilità di dialogo con associazioni, soggetti che possono invece essere un'ottica integrata, dare un grande valore. Voi come pensate di muoverlo? Io credo che il volontariato avellinese ci sia, sia un volontariato attivo, sano. Io ne ho fatto parte, ne faccio parte da tanti anni. Ci sono belle iniziative, nascono in rete, si può creare una banca del tempo, ad esempio. Si possono avviare delle belle idee che sono state tante volte portate in campo in campagna elettorale. Io mi ricordo l'idea, ad esempio, dei microasili nei quartieri, che era un'idea fantastica, e così via. Quindi creare una sorta di catena virtuosa. Sente, voi puntate al 51%, come chiunque si candidi, quindi non è una vostra colpa. No, noi non puntiamo a nessuna percentuale. No, nel senso, uno si candida immaginando di poter anche vincere, no? Altrimenti sarebbe folle. Cioè, sarebbe no, se... no, noi ci candidiamo immaginando di poter dare un servizio alla città. Esatto. Al momento in cui dovreste fermarvi al primo turno con una buona affermazione, voi avete già affermato di non essere disposti a dialogare con nessuno, in alcun caso, nemmeno se si trattasse ipoteticamente di liste civiche. Se stiamo parlando di spartizione, no, non siamo capaci di lavorare, si dialoga. No. Vabbè, due domande al volo, proprio al volo, però, su tutt'altro, quello che sapete, una sul punto G di Grillo. Allora, punto G, penso che Grillo non ce l'abbia, fisico del termine. Si suppone. No, allora, con un po' di serietà. Allora, io penso che la Salsi, io credo che lei sia in buona fede ed effettivamente sia andata a quella trasmissione con il desiderio di dare maggiore visibilità alle nostre idee. E sin qua niente da dire, sono decisioni e scelte abbastanza individuali, perché poi chi ci va è quello che ci mette la faccia. Penso però che Grillo abbia detto una cosa, magari usando una metafora poco felice, ma che è quella di non prestare l'orecchio alle sirene. Cioè, questa stampa, questa televisione, che fino a ieri non ci ha filato manco di striscio, no? E adesso tutto ad un tratto ci invitano ovunque. Allora, ti servo per far alzare lo share? No, noi fin qua ci siamo arrivati senza le televisioni. L'unico che ci ha dato un po' di visibilità è stato Anno Zero con Santoro. Per le televisioni nazionali, oltre Anno Zero, fino a 2 anni fa, non ci mandava nessuno. E questo è un dato di fatto. Andando alla Sasi, io non avrei risposto come ha risposto lei, nel senso che ho trovato sinceramente molto più maschilista Vauro, che ha fatto la vignetta sulla Sant'Arché definendo una bambola di gomma, che non le parole di Grillo, che volevo dire altro, cioè volevo dire: non vi lasciate incantare, perché correte il rischio di essere usati. No. Io penso soltanto che, partendo dal presupposto sempre del solito slogan di ognuno vale uno, cioè quello che dice Grillo non deve essere riportato sempre accomunato a noi. Cioè Grillo può, sostanzialmente può dire quello che vuole formalmente. Poi, ovviamente, lui può essere favorevole, io posso non essere favorevole a quello che dice. Decide più. No, non è così. Non decide più. Ma su tutto, anche sulla questione del talk show. Cioè, io sono convinto che Grillo sia contro il talk show, ma contro un certo tipo di talk show. Cioè, si pensa che Grillo non voglia assolutamente che noi andiamo in televisione a far nulla e a parlare. Ma è sbagliato il talk show in cui noi dobbiamo andare a parlare di magari di quello che dice Grillo, invece di parlare di magari il nostro programma o del programma nazionale che abbiamo sviluppato, che è un work in progress, quindi cioè questa è già una rivoluzione, no? Tutti possono entrare nel programma e dire la propria, almeno io la penso così. Siamo a trasmissioni televisive in cui parliamo dei termini, di come dobbiamo essere definiti, di come non dobbiamo essere definiti. Questo è un tipo di talk show, secondo me, sbagliato, ed è il tipo di talk show che Grillo intende, a quale Grillo non vuole che andiamo, che partecipiamo, e io ritengo che sia giusto. Poi se vogliamo andare in un talk show in cui si parla di cose serie, di come noi crediamo di poter cambiare la città, la regione e il paese, noi siamo d'accordissimo. Una domanda ve la volevo fare per chiudere, proprio veloce, che ne pensate di Di Pietro, Presidente della Repubblica? Meglio di Napolitano.